Per fede abbandonò l'Egitto, senza temere la collera del re, perché rimase costante, come se vedesse colui che è invisibile. Quanto buio nel dolore e nella sofferenza! In quell'oscurità possono sorgere in noi tanti dubbi ed è importante lasciare spazio all'unica luce che può squarciare l'ombra. È la fede. Ma che cos'è la fede? L'Apostolo Paolo ce ne parla insieme alla speranza e la carità, in 1 Corinzi capitolo 13. Fede, speranza e carità sono le virtù che ci rendono capaci della relazione con Dio e, se ci pensate, sono alla base anche del nostro modo di vivere e di agire. Paolo dice molte cose sulla fede, ma soffermiamoci a quello che dice quando le mette in relazione a due cose. La speranza è ciò che è invisibile agli occhi. Ebrei, capitolo 11, versetto 1. Or la fede è certezza di cose che si sperano, dimostrazione di realtà che non si vedono. La fede è semplice immaginazione? Secondo la Bibbia, no. È molto di più. Perché la fede nasce dall'evidenza delle promesse di Dio e delle profezie adempiute. È prova della creazione di Dio, è evidenza della provvidenza e della cura di Dio per noi nelle nostre storie personali o collettive, è prova del suo amore per noi nell'incarnazione del Figlio quando Dio si fece carne e camminò con noi e morì al nostro posto. È prova che nella sua resurrezione Cristo ha potere sul male, sul peccato, sulla sofferenza e sulla morte. Efesini capitolo 1 versetto 18-21. È con questa evidenza che, per fede, il credente vede l'invisibile. È di questo che parleremo nella lezione di questa settimana e soprattutto vedremo il fondamento di questa fede. Cristo. Cristo che si è fatto uomo, si è donato per noi ed è risorto. Gesù è la prova di Dio che Egli può portare su di sé il nostro peccato, la nostra sofferenza e la nostra morte in modo che possiamo superare i nostri crogioli. E poi parleremo anche di vedere Dio. Non possiamo vederlo così com'è, nella sua natura divina, ma possiamo vedere le cose che Dio ha rivelato nel creato. In Gesù, come abbiamo detto, poi nella sua parola e nelle profezie che si sono realizzate. Ma voglio dirvi una cosa. Soprattutto possiamo vederlo nella sua presenza con noi, quando accettiamo di vivere in comunione, in amicizia con Lui. Davide, nel Salmo 34, versetto 8, ci invita a gustare e vedere che il Signore è buono, in una esperienza personale. Gesù ci ha promesso che attraverso l'opera dello Spirito Santo potremo vedere Dio anche in un mondo di sofferenza. In Giovanni capitolo 14, versetto 16, dice: «E io pregherò il Padre, ed Egli vi darà un altro Consolatore, perché sia con voi per sempre». Vedendo Dio in questo modo, così personale e intimo, e tenendo ferma davanti agli occhi la beata speranza di quel giorno in cui Gesù tornerà e risorgeremo per una vita eterna e senza più la morte, ecco che nessuna tribolazione o angoscia o persecuzione o carestia o nudità o pericolo o spada può separarci dall'amore di Cristo. Romani capitolo 8 versetto 35.